Dirigente Zaccone, è sicuramente una bella soddisfazione poter ospitare il ministro Valditara. Sì, la presenza del ministro oggi rappresenta per noi un momento molto significativo ed importante. Rappresenta anche un'occasione di dialogo con i nostri studenti. Farete vedere e scoprire l'istituto? Sì, faremo vedere l'istituto, i laboratori. Ma presenteremo più o meno in sintesi tutte le attività svolte dagli studenti dei vari indirizzi. Tanti laboratori del Petrucci. Sì, oggi sì. Allora, Ministro Valditara, lei diciamo in questa visita istituzionale in Calabria ha voluto anche essere presente in alcune scuole del territorio. Certo, per dare una testimonianza di vicinanza concreta al sistema scolastico calabrese che sta facendo un lavoro eccezionale e fra l'altro stiamo investendo risorse importanti anche sull'inclusione scolastica, sulla modifica degli spazi dedicati alla didattica, dal punto di vista quindi investimenti nell'innovazione. In questa scuola Petrucci qui a Catanzaro investiamo quasi 800.000 euro, 340.000 complessivamente sull'inclusione, quindi è una grande sfida, crediamo molto in questa splendida regione e siamo entusiasti anche della passione con cui docenti, dirigenti scolastici, ma soprattutto studenti, stanno assecondando questo spirito riformatore. Ah, sicuramente la presenza del ministro è un segno di attenzione verso la città capoluogo di regione, quindi è un segno di attenzione verso Catanzaro e verso la Calabria, ne siamo molto contenti. Lo riceviamo in una scuola scelta dal ministro stesso, che è un altro momento significativo perché evidentemente c'è un riconoscimento dei percorsi virtuosi che questa scuola sta mettendo in essere. Merito questo della dirigenza Zaccone, ma credo merito anche di tutti i suoi collaboratori, dei docenti, dei ragazzi che hanno fatto di questa scuola una scuola modello. E quindi mi sembra un bel segnale verso il mondo scolastico e verso la città di Catanzaro. Presidente Mormile, il ministro Valditara qui nel Petrucci di Catanzaro, sicuramente è una visita istituzionale che fa piacere alla scuola, ma al territorio intero. Infatti fa piacere alla scuola, fa piacere al territorio, è un segnale di attenzione, ripetutamente il ministro è venuto in visita in Calabria, nella provincia di Catanzaro, e questo è un riconoscimento importantissimo per questa realtà, per questo istituto scolastico che avvia la riforma fortemente voluta da questo governo e da questo ministro. È un istituto all'avanguardia, lo dimostra anche che non la capacità di essere rispondente appunto al dettato normativo che rivoluzionerà l'aspetto formativo e che con l'auspicio che sia effettivamente capace di produrre poi risultati nel mondo del lavoro altrettanto efficaci. Quindi è una grande soddisfazione, siamo qui ad accoglierlo con molto orgoglio. Tante scuole di competenza provinciale, Presidente, lei farà qualche richiesta, definiamola così, al ministro Valditara o comunque gli farà presente la situazione in provincia? Certamente, il ministro Valditara già conosce purtroppo la nostra realtà, avendolo incontrato ripetutamente già in precedenza per via anche delle grosse difficoltà che viviamo sulla realizzazione dei vari interventi strutturali che abbiamo sui vari istituti di competenza dell'amministrazione provinciale. L'ordinaria e la straordinaria manutenzione diventano un grande problema e d'altronde bisogna essere efficaci nel mondo della scuola perché è il futuro dei nostri giovani. E quindi avere maggiori risorse, avere maggiore attenzione da parte del Ministero e del Governo per poter essere rispondenti rispetto anche a quelle che possono essere le esigenze quotidiane, come anche alle prospettive di infrastrutturare in maniera adeguata questi immobili che ospitano le nostre scuole, diventa fondamentale. Il nostro futuro parte dalla scuola, i nostri giovani si formano in questi luoghi e quindi devono essere luoghi all'altezza. È quello che chiederò al Ministro, sarà proprio di esserci a fianco in questa dura ma giusta battaglia. In questa splendida regione, come ha detto questa mattina, voi avete un grande passato, potete avere di fronte a voi un grande futuro. Basta crederci. Voi siete ragazze e ragazzi meravigliosi. Dovete credere
in questa scuola, in questi docenti che hanno un entusiasmo veramente commovente.